Ciao a tutti da Xeltros ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto Neon White, un titolo che mi ha incuriosito onestamente, volevo provarlo. Ho visto qualcosa a riguardo durante la Summer Game Fest che si è tenuta il 9 giugno, no? Tra parentesi, il titolo è uscito il 16 giugno, quindi pochi giorni fa. E, appunto, incuriosito, sono andato sul sito dell'editore di questo titolo, Annapurna Interactive, non so come si pronunci. Appunto, vedendo un po' di informazioni a riguardo, naturalmente, ho scoperto che il titolo è diciamo così, un indie sviluppato da Angel Matrix. Dovrebbe essere in teoria un mix, un potpourri tra vari generi, tra cui action, sparatutto, FPS, card gaming, elementi di parkour, uno stile un po' anime, diciamo. Veramente mi ha incuriosito e volevo provarlo. È disponibile solamente attualmente, al momento, per PC e Nintendo Switch. Supporta le interfacce in italiano, il parlato è solo in inglese. Direi di iniziare. Andiamo prima nelle opzioni, però. Vediamo un attimo qui. Allora, campo visivo. Ma lasciamolo così. Ok, lingua italiano, comandi. Va bene. Audio. Ma qui direi che volume effetti sonori. Proviamo a lasciarli così, poi vediamo. Video. Si applicano i cambiamenti anche se non ho cambiato nulla, però. Ok. Allora, risoluzione, ok. Modalità schermo va bene. V-Sync c'è. Ok. Lasciamo tutto così, signori. Direi di iniziare. Ok, sta caricando. Should have known it was gonna end this way. God's sick sense of humor or something. People like me don't get second chances. Ok. If I did, I swear I'd do it right. Ok. I swear I was just in the middle of something. Can't remember a thing, though. Where the heck am I? Do I know these people? Neons, rejoice! For you've arrived in glorious heaven! Ok, responsabili delle punizioni. Ragazzi, qui il titolo, diciamo che la lore, così se vogliamo chiamarla, parla di appunto delle persone che dall'inferno sono state richiamate per redimersi in paradiso, però per farlo devono uccidere alcuni demoni, a quanto ho capito. Quindi noi siamo stati richiamati dall'inferno. Noi a nostra volta siamo dovremmo essere appunto dei killer, dei assassini, a quanto ho capito. E quindi appunto qui dovrebbero averci chiamato. Questo è responsabile delle punizioni, va bene. Quindi proseguiamo allora. What? We are the believers, agents of God.
And you, dead mortals, are what we refer to as neons, sinners. The god has judged most unfavorably. Infatti. Wait, am I meant to be in hell? But fret not, for we have granted you an opportunity for salvation in our annual competition, the 10 Days of Judgment. During these 10 days, you neons will use your villainous talents to annihilate the demons invading our holy land. Infatti, sì. Okay. Is this for real? Hey, guess what? You died and God thinks you suck. Go kill some crap? You will each receive a soul card containing a weapon befitting your past. Okay. Wow. Badass. Qui ci sono, vedete, gli elementi di card gaming, signori. Carta dell'anima Katana. Una carta dell'anima con un attacco fendente da mischia. Non può essere scartata. La notazione allegata dice: secondo i nostri registri, l'arma ideale di White è una fantasmagorica spada da samurai. Noi siamo White, e White siamo noi, il protagonista. Qui, da quanto ho capito, per attaccare, per fare delle mosse, si devono usare delle carte. Adesso vedremo meglio. Comunque, questa è la nostra carta. The most competent demon slayer will receive the ultimate reward, God's forgiveness, and your very own place in heaven. Ok. But first, some housekeeping. Ok, immagino inizi il tutorial. You will now be known as Neon White. Do not forget, you are here in heaven as guests. These masks contain an explosive that we won't hesitate to detonate if you step out of line. Ok. Please refrain from removing them. Unless, of course, you'd prefer to go out in flames. Yeesh. I guess lowly sinners shouldn't expect red carpet treatment. But heaven kind of seems like a racket. Beh, in effetti. And yet, forgiveness is strangely compelling to me. Like every inch of my body is calling out for it. It's almost painful. Who exactly did I used to be? Now then, go forth, catch your boat at the glass port, and kill every demon you find. We'll be counting. Bene. All right, demons, soul cards, no sweat. Memories might be hazy, but I don't need a tutorial on how to kick ass. Ok. They are gonna do a tutorial, right? Ma immagino di sì. Vediamo. Allora, eccoci qui. Movimento distretto porto di vetro. Allora, cos'è qui? Stavate bloccato, bloccato. Nessuna medaglia vinta. Premi RT per iniziare. Spostati con L, osserva con R. Ok, vediamo. Vabbè, fino a qui. No, non cadere, eh. No, no, dove siamo andati? Ok, comandi molto rapidi, fluidi. Qui non c'è niente. Va bene, proviamo a proseguire qui. Veramente questa atmosfera molto paradisiaca, no? Ah, questo, passando qui sopra, la nostra velocità aumenta, vedete? Ok. Prendiamo questa carta, immagino.
Salto, ok. Salta con LT. Benissimo. Ok, molto... Questo? Ok, livello completato. Ha ottenuto una medaglia di bronzo. Con la medaglia di bronzo è sbloccato. Fammi leggere. E qui immagino. Qui quindi ci sono i livelli. Gioca il prossimo livello, rigioca livello. Va bene, noi. Non sapevamo ci fosse il tempo. Comunque, poco male, Non ci corre dietro nessuno. Gioca il prossimo livello. Stiamo cercando di capire. Ti rassegno. Ok, quindi per adesso sappiamo correre e saltare. Tanto questo è un tutorial, signori, quindi dobbiamo capire. Purificazione, carta dell'anima, purificazione. Questa carta dell'anima spara con una mitragliatrice. Ne sono due però, E come si spara? Carte sparo. Premi RT per sparare con la carta attuale. Ok, scambia le carte con LB. Ah, questa è la... Abbiamo proprio i punti, vedete? Ok. Non ce la fa vedere l'arma però. Ok. Che livello completato, immagino. I'm just getting started. Insight sbloccato. Ci sono anche gli oggetti regalo da trovare, ma noi, vabbè, proseguiamo. Puoi rigiocare i livelli. Se hai dimenticato qualcosa, puoi rigiocare i livelli. Mitragliere. No, però adesso abbiamo di nuovo quella carta. No, no. No, aspettate, Benissimo. Ma che fa? Comunque per saltare è veramente un po' scomodo il comando, vabbè. Siamo ricaduti un po'. Ok. Abbiamo trovato qualcosa? Che gioca il prossimo livello. Not too shabby. Must have been a real hardcore guy. Ok. Yo, White, bro! It's me, Yellow! It has been a minute, man! Ok, qui abbiamo trovato il nostro amico. This guy. Even with a mask on, I recognize him from earlier. I can tell I know him. But just vaguely. Holy crap, you got the freaking anime sword? I thought for sure you'd get one of those little guns like the, what's it called? Like gnomes use? Gnomes? Gnomi. Guarda i gnomi. Le pistole usano gli gnomi. Just messing, just messing. I know you're a badass. Why the hell does an idiot like this seem to remember me perfectly? You okay, man? No, actually. I, seem to be missing my memories. What, for real? We rode together for years, bro. Got up to some crazy stuff.
You are my Sasuke, man. The darkness to my light. You know I saved your life once. I took a bullet for you, dude. Really? Okay. Nah, I'm just messing. Dovare scherzava. Yeah. Scherza sempre questo. Right. Seriously, dude, we should team up. Just like old times. Okay, and I can save you for real from those like demon freaks or something. Yeah. Appreciate the offer, but no thanks. I work alone. I could be like, pow, and you could be like, because of the sword, you know? Sure. Good meeting you. Don't think, feel, bro. Va bene. Nostro amico un po'. Coglionazzo, ok, allora. Reattivo per iniziare, cascata. Vediamo che succede qui. Elevazione. Carta dell'anima, elevazione. Questa carta dell'anima spara come una pistola. Abilità, scarta. Attiva un secondo salto. Prova la mezz'aria. Qui le cose, allora. Vediamo un attimo. No. Non... Ah, scartandola poi... ormai l'abbiamo scartata però. Però possiamo riprenderla? No. Va bene. Premi RB per attivare l'abilità scarta della carta dell'anima. L'abilità scarta elevazione attiva un secondo salto. E noi quella l'abbiamo... L'abbiamo buttata però. Possiamo riniziare il livello? Ricomincia livello. Bene. Questo? Ok, l'abbiamo visto. Quindi abilità scarta saltando. Benissimo. Beh, l'abbiamo ripresa comunque. Usiamo la pistola. Ma io userei anche la katana, onestamente, contro questi. Comunque, un'altra volta, signori. Lo so, all'inizio siamo un po' impacciati, ma quindi ci si deve fare l'abitudine. Ok, molto fluido comunque. Grandissimo, grandissimo. What's next? Vedete gli elementi parkour? Va bene. Prossimo livello. Elevazione. Qui c'è un baule. Non c'è niente però. No. Usa la katana, fermo. No, abbiamo scartato. Ma non possiamo cambiare solamente. No, no, no. Cioè noi non possiamo switchare. Ricomincia il livello. Adesso abbiamo la carta, ma noi se la switchiamo... Non... Ah no, con l'altro tasto, bene. Ok. No, ma questi non si rompono, bene. Grandissimo. Beh, se questi le droppano... ma noi siamo caduti come gli stronzi però, Ai comandi, signori. Sono un po' complicati. No, almeno all'inizio, Va bene, riproviamo. Salto, scarto. Bene, salto e scarto. Salto, scarto. Grandissimo. Salto, scarto, scarto. No, la presa. Non abbiamo preso la carta mitragliatrice, però. Ma io la vado a prendere. No, non la prendiamo. Prendiamo dopo. Tanto è tutorial qui.
Siamo un po' scarsi attualmente, ma miglioreremo, miglioreremo. Ok, prossimo livello. Ah, si può premere select per ricominciare immediatamente il livello. Rimbalzo. Questo cos'è? Demoni palloncini. Salta su un demone palloncino per ucciderlo e rimbalzare in aria. Ah, figata, vediamo. Grandissimo. Però abbiamo preso un po'. Si è bloccato. Ah, così ricomincia subito il livello. Grandissimo, ricomincia, riproviamo. Grandissimo il demone palloncino. Grandissimo. Scarta? Giù un'altra volta no. E qui adesso? No, abbiamo sbagliato lì. Abbiamo usato... Non dovevamo usarla. Ricominciamo il livello. Ok. Sfruttiamo i demoni palloncino. Questa la usiamo dopo, grazie. La usiamo qui, signori, perché salta e scarta. Grandissimo. Demone palloncino, attenzione. Scarta. Vai con il palloncino. Non ci siamo arrivati, signori. Peccato. Peccato, riproviamo. Ok. No. Grande. Vai così. Salto. Grandissimo. Si scarta. No, qui dovevamo andare. E ci siamo bloccati un'altra volta. Eh sì. Beh, riproviamo. Poco male. Vai così. Grande, grande. Ok. Salta, scarta. Qui, occhio perché si va qui. Bene. Salta, scarta. Grandissimo. Grandissimi. I'll take it. Medaglia d'argento, eh. Provando. Noi stiamo provando così, signori, eh. Stiamo facendo una gara qui. Vi ricordo, eh. Ma comunque, ma io lo vorrei finire il tutorial, però, perché vorrei un attimo capire poi com'è la questione. Chi è? The alt girl I saw from earlier? Hey, mind letting go of my shirt? E questa tipa? There was this huge demon chasing after me. Looks like you'd protect me if it came back. No, so abbiamo saltato. Sorry, I got a boat to catch. You're on your own, kid. You know how I feel about being called kid, White. I actually don't remember. Amnesia? Side effect of dying, it seems. Seriously? You're not alone. I've lost some memories too. Like, I can't even remember how to use a gun, which makes this whole situation extra scary. Won't you at least show me how? Please, please, please. Okay. No. I should probably get going. You wouldn't really abandon a cute girl like me, would you? I know you don't remember, but you were once a great teacher. Mr. White. I was? Well, okay, fine. I can spare a second, I guess. Bene, bravissimo. You want to bend your knees a bit. Arms extended, but not locked. Is this good? Yeah, but keep it steady. You
should use both hands and fill any open spaces on the grip with your fingers. Oh, there's something kinda exhilarating about this, huh, Mr. White? Cold, hard metal in my hands. That hint of danger. Your hot breath on the back of my neck. Anyway, you'll learn faster by doing. Like this? Holy crap. Are you sure you forgot? Yay! That was so much fun! Thanks, White. I owe you big time. Well, you know, it's like you said. I'm a great teacher. It's Violet. Don't go forgetting this time. Ok. Abbiamo trovato una nuova amica. Neon Violet. Race you to the ship! Violet, huh? Weird girl. Shoot. I better get moving. Purificazione. Altri tutorial. Cos'è pure... però noi... Che succede scartando qui? Le bombe purificazione distruggono le pareti fragili rosse, ok. E ancora avevamo un po' la sbornia di quella ragazza, quindi non abbiamo letto, no? Va bene. Ma quindi sono una sorta di bomba. Vediamo. Eccola lì la ragazza. Ok. Ah, bene. No, salta. Ma che... Cioè, confondo il salto sempre con RB. Diciamo, con L1, va bene. Salta, ok. Attacco bombe purificazione. Le bombe purificazione distruggeranno anche i gruppi di nemici. Ok, usiamola allora, questa bomba purificazione. Grandissimo. Grandissimi. Bravissimo. Warning, cosa c'era lì sotto? Non l'ho letto. Ok. Fino a 2 tipi di carte alla volta. Vabbè, lì durante i caricamenti ci sono dei piccoli tutorial aggiuntivi. Salto purificazione. Scarta una carta purificazione e mettiti vicino all'esplosione per una spinta verticale. In che senso? Allora, così? Ah, grande. Riproviamo. Bellissimo, bellissimo. Ok. Prendi la carta però, ok. Salto purificazione superiore. Ottieni un'altezza maggiore saltando prima dell'esplosione. Ok. Proviamo. Ci proviamo, Allora. Purificazione, salta. Grande, grande. Salta qui. E qui le... Come facciamo adesso? No. Non ci siamo riusciti, signori. Riproviamo il livello. Va bene, questa. Ok. Ottimo. Ah, potevamo... Non ci siamo arrivati lì sopra, però. Salta. Adesso qui è un guaio. No, a dove siamo andati? Grandissimo, grandissimo. Grande. Ok. Qui prendiamo velocità. No, abbiamo sbagliato però. Prendiamo velocità. No. Prendiamo velocità un'altra volta. Ma qui...
Vedete? No, e sbagliamo. No, però cioè, l'abbiamo rotta. Fortunatamente. Va bene. Ok. Ma è argento? Non ce l'ho. Abbiamo tenuto l'argento, però, eh. Credevo non ci avesse dato la medaglia. Comunque, facciamo un po' schifo attualmente, ma miglioreremo. Bene. Ok, penultimo tutorial. Pole position. 14 demoni. No, no, ho sbagliato. E adesso usiamo la katana. Grande, grande. Vai di katana, grande. Qui non abbiamo però adesso. Ma questi li voglio uccidere però io, eh. Ho finito i colpi. Ok. Oh. Se ci stanno i demoni li uccidiamo. Ok, palloncini, demoni palloncino. Grande, grande, grandissimo. Ok, uccidiamo tutti. Va bene. Grandissimo. Ultimo tutorial, signori, eh. Porto di vetro, ok, porto di vetro. Bene, ma qui? Ok, palloncino. Grandissimo. Ok, abbiamo scartato la carta in maniera fortuita. Questa cos'è? Ah, salute, ok. Bene. Grandissimo, grandissimo. Grandissimo. Stiamo capendo, signori. Bene. Qui sì, le correnti vanno al contrario, ma noi possiamo salire. No, ho sbagliato. Sbaglio sempre con i comandi. Ok. No, non li voglio usare io le abilità. Preferisco smitragliarli così, attualmente. Carta, grandissimo. I'm just getting started. Bene, quindi abbiamo finito il tutorial. This is getting too easy. Behind you. Huh? Chi è? Demon Zero, Red 100. Okay. Long time no see, White. Ma qua ci conoscono tutti, noi non conosciamo nessuno. Va bene. I recognize her from before. So this girl is... Ah, invece la conosce, sembra. Sembriamo conoscerla. Staring. Quick, say something cool, White. That is... massive rifle. Want a taste? That's okay. Seriously, please don't point that thing at me. Okay. Relax. I just like to see you sweat. In that case, you should watch me wipe the floor with demons sometime. Eh, I'll pass. I've seen a lifetime of that kind of thing. You know, this is actually the first time I've seen you here. In the competition, I mean. Makes me wonder, do you think this will end for us the way it did in life? See, I'd love to answer that, but I woke up with no memories of life.
Not that I don't recognize you. It's just the details are fuzzy. So far, though, I feel the strongest connection to you. Damn it, White. Why would you say something so lame to a girl? How bizarre. I've never heard of a Neon with such an affliction. You're not messing with me, are you? I have no reason to lie to you. Is that so? Can't believe God himself decided to bless me with the thing I love most. A completely clueless boy. Okay. This isn't fun for me, you know. Well, it is for me. We could have been lovers in life, and you'd be none the wiser. Were we? Lovers? I could know every last one of your measurements. Be serious here. We've got a long boat ride ahead. Maybe you could fill me in on the details of my character, or even your relationship to me? I don't know, White. Honestly, it's probably easier this way. For both of us. What? Va bene. Hey! Wait! Where are you going? Vabbè, non ci ricordiamo niente. Aboard the ship to Central Heaven! Stragglers will be returned to Oblivion. Yes! Don't think I made it this far last time! This really is my first rodeo. I'm not half bad. Is that what Red meant? That it's easier for me to focus on demon slaying without memories of past transgressions weighing me down? If that were really true, then why is it that the fire that propels me to win feels a whole lot like guilt? Ma tu non ti ricordi niente, quindi. Straight up confirmed I'm messed up. That's why I'm a Neon, isn't it? Yellow, violet, and red. They're the same. Sinners know me more than I know myself. Okay. Looks like demons aren't the only things I gotta watch out for. Not bad for a dead guy, huh? Missione completata. Bene. Heaven is exactly what I expected. I don't know why I'm so disappointed. Oh, what? Okay, ecco la ragazza. Wanna walk to the Believer's Sermon together? Yo, bro, you made it! L'altro tizio, siamo tutti qui. Kick a lot of demon ass. Like it was nothing. I'm telling you, bro, with our, like, combined powers, those demons are donezo. Right! We're gonna be late! Oh, snap! Violet! Is that you? This is crazy! It's like the gang's all here! Kinda! I'm sorry, do I know you? Are we all mutuals here? Yeah, man! Violet was our crew's littlest badass. She's also mad. A quanto pare eravamo un gruppo di non so cosa, va bene. Like this one time I read her diary and she had written this crazy fanfic about her and the bot. Shut the hell! Ow, 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 Violet! Cut it out! Mi ha mollato un paio di ceffoni. Let's see how much you like talking without a tongue, bastard! Si è incazzata parecchio. They may be freaks, but they're my freaks, supposedly. Welcome to Central Heaven. It is an honor for your kind to bask in its beauty. But remember, this is no vacation. You are here as demon exterminators, and demon exterminators are low. Okay. Their population always spirals out of control this time of year.
It's onerous work, but the possibility of redemption is well worth the effort, is it not? Ma suppongo di sì, vediamo. Note, we'd like to introduce last year's winner of the 10 Days of Judgment. Okay. Defending his crown is the vicious, hulking Neon Green. Yeah. What's with this guy? His presence is so intense. Why does it feel like he's staring directly at me? Why do I feel so angry? Green's demon slaying prowess has been unrivaled for years, but surely there exists a Neon among you all who can compete? He doesn't seem so tough. Vedremo, vedremo. No? Who are you? With that, church is dismissed. Make your way to Central Heaven Authority and get your orders from the angels there. Okay. Assassino interiore, episodio 2. Bene. 10 giorni dal giudizio. Paradiso centrale, 10 giorni al giudizio, ok. Obiettivi, fai rapporto all'autorità centrale del paradiso. Quindi è una sorta di hub dove noi possiamo... Immagino fare delle missioni, vediamo un attimo. Parla ai residenti, controlla la tua classifica globale dei Neon. Partecipa alla predica quotidiana, riscatta i biglietti per le delizie paradisiache. Controlla lo status delle relazioni, ok. Ottieni nuovi incarichi, bene. Goditi il panorama. Porta del paradiso. Abbandona incarico attuale, svolgi incarichi passati, bene. No. Io vorrei... Vediamo un attimo qui, camera di White. Vorrei salvare. Esamina la camera di White. Well, the sign says this is my room. Ok. Ooh. This is my room? Un po' pomposo a quanto sembra. Well, I can't complain too much. I do like those little cherub guys. Huh? What's this? Diario di White, un semplice quaderno a righe, le pagine sono vuote. I remember now. I used to keep a journal. Hope no one found it after I died. Va bene, vediamolo. Ok, questa è la pagina Neon Red. Neon Violet. Neon Yellow. Yellow. Ma non sembra si possa fare nulla al momento, eh. Comunque c'è ancora molto da capire in questo gioco, ragazzi, eh. Quindi vabbè, torniamo indietro. Abbandona. Poi rapporto all'autorità centrale del paradiso. E andiamo un attimo qui allora. Ottieni nuovi incarichi. Vediamo che succede. Ok, autorità centrale del paradiso. Parla con Gabby. Hey. I'm here for my assignment. You will get new assignments from Mr. Mikey. I'm his secretary. Okay. Let me talk to him. Is Mikey a cat too? Just let me read the script. This doesn't have to be difficult. Unless you'd like that, Mr. White. Proceed. Va bene.
all Neons must achieve a minimum Neon rank in order to be granted a new assignment. What's a Neon rank? Your Neon rank is determined by the number of gold or ace medals you have earned in prior missions. Oh. More golds or aces means a better rank. Okay. My Neon rank is this. Is that good enough? I'm sorry. You'll need to achieve this Neon rank if you'd like to get your next assignment. Ah, quindi quel tutorial serviva anche per ottenere posizioni in classifica, quindi noi abbiamo preso un po' alla leggera, signori, quindi ci dovremmo rimettere mano, a quanto sembra, perché siamo 98esimi. Just visit the job archive at Heaven's Gate. Archivio del lavoro e porta del paradiso. Ok, sì, quello che appunto dicevo, va bene. I'll be right back. Ottieni altre 5 posizioni in classifica Neon, va bene. Vabbè, quindi si deve ritornare in quei livelli di tutorial per ottenere migliori medaglie. Almeno 93 dobbiamo ottenere di posizione. Okay, io, signori, direi che per oggi possiamo salutarci qui. Voi, mi raccomando, supportatemi, iscrivetevi, lasciate un like, fatevi sapere la vostra su questo titolo. Io vi saluto, alla prossima da Xeltros. Ciao.